Denuncia numero? 1189. Allora, eccoci qua. Perché l'esigenza di questa nuova denuncia? Allora, le motivazioni per cui uno fa un'azione complessa sono sempre complesse e innumerevoli, perché ovviamente c'è quella prioritaria in un determinato ordine e quell'altra prioritaria in un determinato altro ordine. Il problema che si pone oggi è, come dicevamo prima, il disfacimento delle istituzioni dello Stato. Oramai però siamo arrivati... disfacimento non fatto da sé. Cioè, ah, certo. si tratta di un ingenerato, tarlo intero. Ingenerato, non sì, oh, indotto. Non, non perdiamoci. Il tarlo interno è stato portato avanti dai soliti che stanno distruggendo tutto dello Stato italiano. Allora, esatto. Cosa secondo è successo? Un progetto di distruzione ben elaborato che noi possiamo far risalire fin dal 1943, ricordiamocelo bene. Allora, abbiamo ricevuto delle informazioni, sì, da un alto funzionario... Da un direttore generale ex dell'Intendenza di Finanza. Che cosa ci ha detto? Il quale ci ha detto una serie di fatti, ci ha raccontato anche verbalmente e poi anche attraverso documentazione che abbiamo allegato anche agli atti di questa querela, ennesima querela, dove si evince chiaramente che oltre 500 degli 800 usurpatori della carica, del ruolo e dell'ufficio di pubblico ufficiale sono stati nominati quando invece dovrebbero essere assunti tramite concorso statale. Giorgio, spieghiamo meglio. Allora, praticamente c'è tutta questa fascia di dirigenti che è stata praticamente tolta dal loro posto per mettere cosa? Allora, per riuscire a capire concettualmente la questione, bisogna che le persone si rendano conto, perché anche questo è un concetto semplice, però pochi lo sanno, che in una visione statuale del sistema, basata appunto sulle competenze dello Stato, chi ha un certo livello di responsabilità individuale lo può raggiungere solo previo concorso. Quindi, riassumendo, sono stati tolti funzionari che avevano titoli, un concorso vinto, un amore per lo Stato, una preparazione a favore di gente semplicemente nominata dai partiti. Esattamente. E sono quelli che stanno svendendo l'Italia. Esattamente. Non questo. Solo, che stanno tartassando i cittadini e derubandoli. Derubando il cittadino derubando privato il cittadino, e derubando i beni dello Stato, del sì, demanio imprescrittibile, del demanio indisponibile, del demanio assolutamente inalienabile. Sovrano. In merito alla sentenza del TAR, cosa ci puoi dire? La cosa più interessante è proprio questa. Questi dirigenti che sono stati vigliaccamente e fraudolentamente esautorati hanno fatto ricorso al tribunale rilevati al tribunale del TAR del Lazio ed hanno vinto. Questo cosa comporta? Comporta una cosa importantissima, implicita, che cioè il tribunale che è competente di questi ruoli ha riconosciuto l'illegittimità di queste sostituzioni. Che vuol dire? Che da quel momento in cui gli avventizi sono quelli nominati dai politici, esattamente, sono entrati in funzione ad oggi, tutte le richieste di tasse, tutte le prese di tasse sono illegittime e non possono essere pagate. Di più, tutte le azioni dello Stato nei confronti del cittadino, perché solo quel tipo di funzionario, direttore, dirigente dello Stato può assumere responsabilità e ruolo e carica e ufficio per produrre rapporti col privato. Quindi tutti i rapporti con privato di qualunque genere negoziale sono nulli. Questo sta a dire una marea di cose, cioè da circa... Per far capire una cosa ai nostri amici, perché ovviamente in Italia si cade sempre dalle nuvole su tutto. Ad esempio, cerchiamo di ricordare un'altra cosa, ad esempio, un cittadino può essere arrestato da un carabiniere o da altri di polizia giudiziaria, a ciò adibiti, cioè nessun altro che non siano di polizia giudiziaria può arrestare un cittadino. Che non significa che se tu trovi un ladro non lo fermi, hai l'obbligo hai l'obbligo di fermarlo,
magari dargli un paio di calci nei coglioni, ma poi dopo devi aspettare che venga il carabiniere o il poliziotto, certo. La polizia o la guardia forestale, certo, certo. Ecco, un agente di polizia giudiziaria. Chi emette le cartelle delle tasse deve essere autorizzato dallo Stato, perché è un atto tra i più importanti. È un atto potestativo dello Stato. Non è che può farlo chiunque. Uno si sveglia la mattina e dice: adesso nomino l'assistente. Adesso chiedo le tasse a Pinco Pallino. Ma aspetta, tu chiedi le tasse a tua madre. Come si chiamano quelli che fanno le multe nelle strisce blu? Sì, noi li chiamiamo i parassiti. La facciamo parassiti. Cioè, sono gli assistenti. Gli ausiliari. Ausiliari del traffico, ecco, non mi venga. Gli ausiliari del traffico non possono arrestare una persona perché ha fatto un'infrazione, possono solo fare una sanzione amministrativa all'interno di aree private, manco sulla strada pubblica, perché quello è la loro capacità, il loro ruolo, la loro funzione. Cogliamo l'occasione per riuscire a far capire anche questo concetto ai nostri amici, perché ci rendiamo conto che è molto difficile. Questi ausiliari possono mettere le multe solo sulle aree private. Nelle aree private e all'interno di queste strisce blu. Cosa significa? Significa che già fino da oggi, fino da ieri diciamo, ci sono state molte contestazioni da parte dei vigili urbani, i quali hanno contestato che solo loro possono mettere certi multe, perché loro sono agenti di polizia giudiziaria assunti per concorso. Esattamente. Allora, per tornare alla notizia del reato che oggi ci vede qua, noi stiamo denunciando per l'ennesima volta questa assoluta infamità che è stata compiuta dai nostri governanti di massimo livello. Queste cose non è che se le sono inventate gli usurpatori, quegli 800 che sono subentrati usurpando il ruolo che era prima degli altri, che sono stati declassati, eccetera. Questa azione è stata messa in atto in associazione a delinquere con migliaia di personaggi di ogni livello della politica nel corso degli anni, nel corso dei decenni. Quindi non è una questione mafiosa di tutti i generi, dal mafioso al massone, alla politica deviata, ai servizi segreti, alle collusioni con i grandi affaristi internazionali che sappiamo che sono sempre i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il discorso è di una, diciamo, complessità e di una gravità assoluta e va prioritariamente affrontato e va denunciato in ogni luogo. Bisogna fare scudo, tutti dobbiamo reagire, tutti dobbiamo porre un ostacolo al tentativo di usurpazione dei nostri diritti, dobbiamo ritornare ad essere sovrani fedeli nei secoli.